psicopatico e assurdo e senza alcuna logica che è, non il mio cervello, è TikTok. Sì, ok, lo ammetto, è anche un po' il mio cervello, però principalmente TikTok. È un mondo che all'inizio io odiavo, lo sapete, ve l'ho detto tante volte, io odiavo TikTok, non mi piaceva, era un ambiente che trovo un po' stupidotto. Poi ho capito che in realtà il più stupido ero io e quindi ora lo amo. Se non l'avete ancora fatto, comunque seguitemi anche su TikTok, perché ogni tanto posto qualcosa di molto interessante, qualcosa di molto intelligente ogni tanto, delle curiosità ci sono. E comunque trovate giù il link di Vovox e ovviamente seguitemi anche qua su YouTube, perché non dovete perdere queste perle che vengono fuori. Ma TikTok è un mondo particolare, perché io ho scoperto che c'è una vera e propria sezione, un Gianmarco Talk, dove tutti quanti ricaricano spezzoni dei miei video e li fanno diventare delle sorte di meme, ma con milioni e milioni di visual. Raga, cioè, io non ne avevo la minima idea, perché non li vedo questi TikTok. Cioè, me l'ha fatto scoprire mia sorella Gloria, perché ogni tanto sentivo dei miei audio che diventavano virali e mi dicevano: questo qua sei tu? E io ascoltavo e dicevo: ma sì, sarei sono io, ma sarà un video di 100 anni fa. E insomma, ce n'è un mondo. E oggi voglio parlare reaction, quindi qua ho il mio TikTok e ora lo apriremo e cercheremo il mio nome in giro per la piattaforma, vedremo cosa ne viene fuori e vi darò la mia opinione e ci sarà la mia reaction. Sarà un escalation di emozioni, preparatevi. Ok, cerchiamo il mio nome e vediamo cosa viene fuori all'inizio, proprio cercando come hashtag il mio nome. Se non sapete cos'è il catcalling, è quando qualcuno viene in... Io catcallo, semplicemente. Qua c'è una pagina che è una delle mie preferite, perché fa proprio delle perle. Comunque vediamo, scorrendo, cosa viene fuori. Vi dico la verità, io proprio voglio andare a caso. Per me il video finisce qua. Voi vi rendete conto? Cioè, quanti like ha? 113.000. 16.000 salvataggi. Ma se 16.000 persone, perché se lo sono salvato? Dice che mi ama lei. Una pelle come la mia, te la sogni? Che brutto. Ma che brutto! Questo qua era una serie di video che io facevo dove alla fine dell'anno mi confessavo alle persone al telefono e dicevo cavolate. Però cosa gli hanno fatto alla mia faccia? Una pelle come la mia, te la sogni? Ah, raga, questo fa un'immagine, sembra un goblin. Ogni tanto mi domando, ma tipo la gente come mi vede? Magari mi vede così. Ah, un'altra stessa scena. Sono fermamente convinto di essere migliore del 90% delle persone. Ed è ancora così. Io alle 3 di notte che chiamo la mia amica dopo un mental breakdown. Ed è proprio la verità. Questo qua si chiama la cover delle vecchie, che ho già mezza idea di cosa possa essere. Raga, ma ha comprato 149 euro. Qui a 149 euro. Ma è la cover delle vecchie. È vero. Cosa? È vero, raga, è la cover delle vecchie. Tutte quante le vecchie hanno ste cover che si apre tipo un libro. In fondo sono il cellulare, non è che lo prendono e fanno così. No, mettono le occhiali, quindi fa questa mossa. Poi così. E poi lo aprono. Io alle 3 di notte quando devo andare al bagno. Tocca scendere le scale di nuovo. Me lo ricordo sto video. Mamma. Mi sono fatto male veramente, comunque. Secondo me è bello questa roba qua di TikTok, perché danno nuova vita ai miei video, che in realtà magari io anche mi dimentico di averli fatti, perché ne ho fatti talmente tanto, raga. Quando Crash mi ha rifiutato. Perché è così depressa? Non capisco. Ah, la tosca. Voi ci credete che in realtà questo cane ha sempre perennemente questa faccia? Cioè non è che ha dei giorni dove è più felice. No, no, è sempre depressa. Quando non ti vergogni del tuo disordine e anche se viene una conoscente, non la metti in ordine. Porca vacca. No, guarda in che stato questa. Deficiente la mia camera, l'ho lasciata io così. Ma stai scherzando? Allora, la storia di questa scena è che praticamente stavamo girando Crime e io ogni tanto, vi dico la verità, non sapevo cosa doveva succedere, perché la trama era gigantesca, l'aveva scritta Debbie e io ogni volta la leggevo in corso d'opera. Tante volte registriamo delle parti che vengono dopo per poi inserirle in ordine all'interno della trama della storia. E mi avevano detto che c'era questa scena dove dovevamo entrare in casa perché c'erano entrati dei ladri in casa. E io gli ho detto, vabbè raga, dai, facciamola. Tanto io improvviso, sai.
sempre. Ma non avevo capito che dovevamo andare nelle camere. Io sono salito sopra, comincio a dire: ah, dovrei andare di là, bla 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 bla. Poi a un certo punto vedo Paolo e Simone nella mia camera. Quella lì era la mia camera. Io l'avevo lasciata veramente così, raga. Li vedo là che dicono: guarda in che stato che è questa. E siccome io ero lì che dicevo: devo fare, che ci sono i ladri, bla 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 bla, arrivo lì e dico: deficiente, l'ho lasciata io così. Ma perché mi ero venuto al mezzo tutto automatico, raga? L'avevo lasciata veramente così. E poi hanno detto che faceva ridere, quindi l'abbiamo lasciata nel video. Qua è una scena che non so cosa sia, vediamo. E siamo tutti quanti complici, va bene? Aspetta, Ludovica vuole il biberon a letto con molto zucchero. Che ha letto, cioè. Raga, non so se questa battuta qua si potrà utilizzare ancora per tanti anni. Sapete quanto il perbenismo che sta girando ultimamente. Voglio andare in ordine di pubblicazione, quindi voglio proprio vedere quelle di questa settimana. Dai, vediamo le recentissime. Cosa c'è sta settimana usando il mio nome? Io e la mia bestie quando leggiamo in inglese. Ma raga, era quando abbiamo fatto il video che mangiavamo le robe di Ikea. Ma puoi mettere un nome del genere? I signori Ikea, secondo me, sono là che ridono e ogni volta dicono: dai, che nome di me abbiamo il nuovo prodotto. E uno si mette là e fa: ma è una palla rossa. No, ma è una palla rossa. Si chiama così. Ma poi, questo qua l'hanno chiamato due polpette. Gronsaxka. La finta Ariana Grande. È quella quella vera? Oh madonna. Chi è quella vera? Rivelati! Ma non mi pare quella vera questa. Oh, poverenna. Ariana. Io quando devo prenotare in pizzeria. Ciao. Mi chiamo Ariana Grande e volevo segnalare che c'è. Che poi mi fa morire che c'è sta roba su TikTok che tutti quanti mi chiamano Ariana Grande. Ma all'inizio questa roba è partita per un gioco. Ma adesso paura che non sia più un gioco! Il glow up del gruppo. La Giuliona. Oh. La Nicolona. Oh. La Lunona. Il Gianmarcone. Ariana. Cos'è sta roba qua? Belen fa arrabbiare con le team creation. Che vedete fumati, ragazzini di merda. Ecco chi ha inventato il corsivo. Ma di quando è sto video? Del 2021, 13 marzo. Raga, ho inventato il corsivo. L'ho inventato io, non quella tipa là. Vediamo qui. Sono le 3 di notte, vuoi fare da mangiare ma non trovi la padella giusta. Ma infine ti ritrovi tuo padre e madre davanti. Ma possibile che... Adoro, dovrei tornare a cucinare. Proviamo Gianmarco Zagato meme, vedere cosa viene fuori. C'è del gossip, che cattiveri si dicono, raga. Le voglio sapere perché poi le voglio dire anch'io. Io che ascolto mia nonna sparlare di tutto e di tutti, madonna sì. Io quando provo a cucinare qualcosa... Latte di riso. E quindi non ce la mettiamo anche perché se lo dicono le regole che me frega. Questo qua è... Oh no, è mandorla. Ah, oh Cristo del cielo. Aggiungiamo del latte di mandorla. Mi darà un sapore più... Non mi sembra roba. Sono una malattia rara. Non sono una persona vendicativa, sempre io. Cioè, no? Benvenuti nella mia cucina. Io e la mia amica al supermercato. Se ci sono le challenge lane, sono le 9:50. E vedete se andiamo a Verona. Mi sentite se ne andiamo ad Ancona. Adoro fare questi video con la Giulia, la Gloria, la Luna, con le famose. Sono proprio deficienti, sono proprio delle deficienti. Io dopo aver preso 6 nella verifica di matematica. Vorrei ringraziare i miei genitori che hanno sempre creduto in me. Voi. Ma cos'è? Ariana Grande, perché mi ha insegnato a credere sempre in me stesso. E poi Gesù perché mi ha dato la vita. Grazie. Ma quando ho detto questa roba? Ma cosa è successa? Vi giuro, sicuramente volte ho fatto tante di quelle robe, manco me le ricordo. Ma cosa è sta scena qua? Vediamo di tutti quanti i tempi quelli con più like, i meme con più like. Questo mi sono già bagnata.
Perfetto. Sono anche vestito normale. Tra l'altro il mio pigiama di oggi è Gucci. No sponsor, anzi pagano un mucchio di soldi. Quando tenti di mostrare l'affetto a quell'amica che odia il contatto fisico. È la Tosca, guardatela, vi prego. La faccia paralizzata. Ma voi ci credete che è veramente così quel cane? È proprio una deficiente. Io la mia amica dopo 2 minuti di educazione fisica. Basta, sono già stressato, ho bisogno di riposarmi un attimo. Io sono stufissima. Raga, questo l'ho già visto ed è pazzesco, ve lo dico io. E queste immagini arrivano da chi? E vedono 6 ladri che forzano la strada cinesca. Oh, l'avevi detto che ci facevano entrare. Poi, quello che vogliamo. Te la devo pagare qua? No, sei un influencer, stupido. Come ti senti? Tentativo di fuga è andato male per l'impulsione del sistema d'allarme. I padri sono stati costretti alla fuga. È la polizia questa? Mi parla la polizia! No vabbè, io amo questi TikTok qua, mi fanno volare da quanto sono stupidi. Raga, stupendo. Io direi che per oggi abbiamo anche dato. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Io amo TikTok, amo. Ci sono della gente che è super geniale. C'è anche una fanpage che tra l'altro ho provato a contattare per dirgli senti fammi di TikTok anche per me che li pubblico io. A sto punto però sono veramente pazzeschi. Se non l'avete provato comunque fatemi sapere se mi avete già seguito su TikTok. Seguitemi anche lì. Non dimenticatevi di seguirmi su YouTube. Esce un nuovo video di martedì 15 e di sabato alle 10:30. 28 giorni, ma questo non sa mai nessuno. E mando un bacione grande e nel prossimo video. Ciao!